Ancona si trasforma nel baricentro planetario della sanità con i lavori delle G7 Salute iniziati oggi alla Mole Vanvitelliana. Il presidente della Regione Acquaroli e il sindaco di Ancona Silvetti, alla presenza del ministro della Sanità Orazio Schillaci, hanno accolto i principali ministri e segretari della salute internazionale da 16 paesi, dai delegati del Regno Unito a quelli degli Stati Uniti, dalla Germania passando per Francia, Canada, Albania, Brasile, India, Giappone e Arabia Saudita. Il tutto alla presenza dei delegati della FAO e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Prospettive internazionali su cui lavorare sul tavolo di un sistema di sanità marchigiana presa a modello per l'occasione. Ancona e le Marche oggi sono la capitale della sanità mondiale, dove tanti ospiti di caratura internazionale si sono ritrovati da noi per affrontare le sfide del futuro. Credo che questo debba essere un grande orgoglio, ma anche una grande responsabilità sotto molteplici punti di vista. Ribadisco che uno dei motivi per cui abbiamo scelto di venire alle Marche è perché l'ospedale universitario di Ancona, dai dati del Ministero di Agenas, è risultato per il secondo anno consecutivo il miglior ospedale pubblico italiano, e quindi questo testimonia quanto nelle Marche si sia attenti alla salute dei cittadini. La salute marchigiana, nonostante tutte le criticità post-Covid e tutte le difficoltà di questo momento, che purtroppo dipendono da tante variabili e non tutte riconducibili chiaramente al nostro operato, è una sanità che a livello nazionale sicuramente ha dei risultati importanti. È una regione che storicamente è tra le prime per il rispetto di LEA, è una regione benchmark, quindi unisce la qualità dei servizi anche alla tenuta dei conti. Nelle Marche per 2 anni consecutivi abbiamo avuto il miglior ospedale pubblico d'Italia, e soprattutto, dato che si parla anche di longevità, la nostra è una regione che ha nel suo DNA la longevità, una delle regioni più longeve d'Europa, e abbiamo IRCA, che è l'unico istituto nazionale dedicato proprio alla ricerca sulla geriatria. Proprio l'invecchiamento attivo è stata una delle tematiche centrali del confronto. La telemedicina è fondamentale per l'invecchiamento attivo, può far sì che il sistema continui e deve continuare ad essere sostenibile per tutti, può dare possibilità a chi non ha magari la fortuna di vivere in una grande città e può aiutarci anche a seguire meglio l'invecchiamento dei nostri anziani, ma questo non è una spesa, dobbiamo essere chiari, questo è un investimento. È l'investimento migliore che oggi possiamo fare ed è un investimento necessario se vogliamo che il sistema sanitario nazionale continui com'è ad essere sostenibile ed universalistico per tutti. Nel dialogo con i ministri economici internazionali, lo studio di una nuova architettura capace di affrontare e prevenire le possibili pandemie del futuro. Se l'Italia è stato uno dei primi paesi al mondo a finanziare il fondo per le future pandemie, così è stato e così continuerà ad essere, e c'è grande attenzione anche per la lotta all'antimicrobico resistenza. Abbiamo stanziato 40 milioni di euro e nella prossima finanziaria ci saranno sicuramente altre risorse da dedicare alla ricerca e soprattutto ad avere a disposizione antibiotici innovativi che permettano di sconfiggere quella che io chiamo la pandemia di oggi, cioè l'antimicrobico resistenza, nel quale il nostro paese purtroppo ogni anno perde tante persone. Ministro Schillaci, che nell'occasione ha riservato una sua riflessione anche sul focolaio di dengue che sta interessando proprio le Marche. Io credo che per il momento la situazione sia sotto controllo, però anche la dengue rappresenta un altro invito a avere questo approccio One Health nel quale fortemente crediamo, tant'è che nella ristrutturazione del Ministero della Salute abbiamo previsto un dipartimento che si occupi proprio di queste tematiche.